Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Apriamo con il bollettino Covid. I nuovi casi odierni sono 221. Non si registrava un numero così alto dallo scorso maggio. Sale anche l'incidenza a 74, ma l'Abruzzo non rischia la zona gialla perché i ricoveri restano ampiamente sotto controllo. Intanto il ministro della Salute Speranza ha annunciato che dal 1° dicembre saranno possibili le terze dosi di vaccino per coloro che hanno tra 40 e 60 anni. Vediamo il servizio. Sono 221 i nuovi casi di Covid accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Si tratta del dato più alto da oltre 6 mesi e in particolare dal 1° maggio scorso, quando i nuovi casi erano stati 226. L'Abruzzo così supera gli 84.000 casi dall'inizio dell'emergenza, 84.101. I nuovi positivi hanno età compresa tra 5 e 100 anni e sono emersi dall'analisi di 4.248 tamponi molecolari e 8.739 test antigenici. È risultato positivo l'1%. 1,7% dei campioni. Non si registrano decessi. Gli attualmente positivi sono 2.511, più 158 rispetto a ieri. 81 pazienti, più 4, sono ricoverati in ospedale, in area medica, e 6, meno 1 rispetto a ieri, sono in terapia intensiva, mentre gli altri 2.424, più 155, sono in isolamento domiciliare. I guariti nelle ultime ore sono stati 61. I nuovi casi provengono 66 dalla provincia dell'Aquila, 34 da quella di Chieti, 41 da quella di Pescara e 65 da quella di Teramo. Per 14 sono in corso verifiche sulla provenienza. Alla luce degli ultimi dati sale a 74 in Abruzzo l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti. Il dato, che una settimana fa era inferiore alla soglia dei 50, sale rapidamente, torna a valori registrati l'ultima volta a inizio maggio, quando però i numeri erano in calo. In ogni caso i parametri restano da zona bianca. Il tasso di occupazione dei posti letto infatti scende al 3% per le terapie intensive ed è fermo al 6% per l'area non critica. I numeri più alti sono quelli del Teramano. L'incidenza settimanale dei contagi, che nel giro di una settimana è raddoppiata, sale oggi a 132. Segue la provincia dell'Aquila con 90, poi c'è Pescara a 44, chiude il Chietino con 34. Un focolaio di Covid peraltro si è rilevato nella casa di riposo Santa Lucia di Sulmona. 21 persone, tra cui 19 ospiti della struttura, dei 30 presenti, sono risultate positive. Per 4 di loro si è reso necessario il trasferimento nell'area grigia dell'ospedale di Sulmona dopo la comparsa di febbre e di sintomi legati all'infezione. È in corso la diagnosi dei medici per decidere la loro destinazione. In nottata un altro ospite è stato trasferito nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove nei giorni scorsi erano stati ricoverati 4 assistiti nella struttura. Tra gli operatori hanno contratto l'infezione 2 infermieri sui 10 in servizio. Sul fronte vaccini, novità sono state annunciate oggi dal ministro della Salute Speranza nel corso del question time alla Camera. Dal 1° dicembre saranno chiamati a dose di richiamo anche chi ha tra 40 e 60 anni, ha detto Speranza. La terza dose è assolutamente strategica per la campagna vaccinale. Il richiamo andrà effettuato a 6 mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale primario con 2 dosi e si utilizzerà un vaccino a mRNA. Il forum H2O lancia l'allarme sul problema acqua in Abruzzo, sottolineando il rischio concreto di una privatizzazione del servizio. Paolo Renzetti. Il disegno di legge concorrenza varato dal governo Draghi nel Consiglio dei Ministri di giovedì scorso, inviato ora per la conversione in legge al Parlamento, se approvato nell'attuale versione renderà quasi impossibile mantenere in mano pubblica la gestione del servizio idrico integrato e degli altri servizi locali. Pertanto le 6 società di gestione dell'acqua abruzzesi ACA, SASI, Ruzzo, CAM, SACA e GSA verranno quasi certamente privatizzate se non si cambierà radicalmente il testo. Questa la denuncia del Forum Abruzzese dell'Acqua, che parla di attacco al referendum popolare del 2011. La faccia del referendum, perché nel disegno di legge che adesso va al Parlamento, ma che avrà una strada privilegiata purtroppo, e prevede che i comuni che devono scegliere il gestore dei servizi, quindi non solo l'acqua ma anche per esempio i rifiuti, dovranno giustificare qualora vogliano mantenere in mano pubblica la gestione, dovranno giustificare presso l'autorità per la concorrenza, dovranno sostenere queste, degli esami, diciamo, uno dopo l'altro, un vero e proprio percorso a ostacoli, mentre invece se decido di darlo ai privati,
hanno sostanzialmente mano libera, quindi avranno un percorso facile per privatizzare, mentre invece mantenere in mano pubblica la gestione dei servizi essenziali sarà difficilissimo. Sia per i servizi idrici, sia per gli altri servizi pubblici, ma anche per esempio per l'autostrada. Cosa è successo quando abbiamo privatizzato le autostrade? Guardiamo qui, no? Cioè, abbiamo tanti di quegli esempi. E poi comunque anche a livello europeo ci sono studi che hanno dimostrato assolutamente che la privatizzazione dei servizi idrici locali hanno portato non alla concorrenza in realtà, ma a dei veri e propri monopoli. E questa è una cosa veramente grave. I parlamentari abruzzesi devono darsi da fare perché in Parlamento facciano il loro mestiere e salvino gli enti pubblici locali. Il Consiglio di Stato interviene sulla questione delle liberalizzazioni del demanio. Le concessioni sulle spiagge sono state prorogate, ma solo fino al termine del 2023. Insorgono i balneatori. Giuseppe Dintino. Prorogate le concessioni delle spiagge, ma solo fino al 31 dicembre del 2023. Allo scattare del 2024, quindi, le concessioni scadranno, anche nel caso in cui dovesse subentrare un nuovo soggetto in società. È quanto deciso dal Consiglio di Stato, che ha sentenziato sul contenzioso tra amministrazioni locali e concessioni balneari. Dal 2024 non potranno esserci ulteriori proroghe e si dovrà aprire alla concorrenza. Così il potere giuridico interviene in una questione non pienamente risolta dal governo Draghi, nemmeno con il DDL concorrenza approvato qualche giorno fa dal Consiglio dei Ministri, mentre sulle liberalizzazioni pende un richiamo dell'Unione Europea sulla normativa del mercato interno a difesa dell'economia liberista. Inizialmente, in base alla legge di bilancio del 2018, le concessioni balneari avrebbero dovuto perdurare per 15 anni, nell'attesa di una nuova legislazione e dando così il tempo di realizzare i bandi di gara senza scoraggiare i balneatori da eventuali investimenti di cui non potrebbero raccogliere i frutti. Le associazioni di categoria lanciano l'allarme. È una sentenza imbarazzante, ha dichiarato il presidente del SIB Abruzzo, Riccardo Padovano. Da un lato è una sorta di messa in mora del legislatore, sostiene Padovano, dall'altro è una contraddizione perché si contestano le scelte automatiche e generalizzate della pubblica amministrazione e al contempo si stabilisce una proroga altrettanto automatica e generalizzata, ma per soli 2 anni. Valuteremo le iniziative da intraprendere, ha concluso il presidente del sindacato dei balneatori. Teramo conquista il primato in Abruzzo per sostenibilità ambientale e si posiziona al 20° posto in Italia su 105 capoluoghi di provincia. A San Cirlo è il rapporto Ecosistema Urbano 2021 redatto da Legambiente che ha assegnato i punteggi considerando i risultati ottenuti su acqua, aria, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Teramo si distingue per la bontà dei risultati sulla sostenibilità urbana e arriva tra i capoluoghi di provincia top 20 in Italia. A San Cirlo è Legambiente che in collaborazione con Ambiente Italia e Sole 24 Ore ha fotografato le performance ambientali dei capoluoghi italiani e redatto il rapporto Ecosistema Urbano 2021. Mentre quasi tutte le città italiane non decollano, facendo registrare un sostanziale immobilismo, Teramo si è invece particolarmente distinta in ogni campo preso in considerazione dallo studio relativamente al 2020. Il punteggio ai 105 capoluoghi di provincia è stato assegnato sulla base dei risultati qualitativi ottenuti per le 6 principali aree tematiche: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano e energia. Con il punteggio di 62,62 Teramo si attesta così al 20° posto. La prima città in graduatoria è Trento, con un punteggio di 84,71. Il capoluogo abruzzino è primo tra gli abruzzesi, distanziando di parecchio la seconda, che è L'Aquila, in 56esima posizione. I dati più significativi riguardano l'incremento della percentuale di raccolta differenziata, che vede anche qui Teramo prima in Abruzzo con il 69,37%, conquistando il 39° posto a livello nazionale e il 10° posto per produzione di rifiuti urbani annui pro capite. Menzione speciale anche come best practice del Comune di Teramo nell'approccio in base al quale le amministrazioni pubbliche integrano i criteri ambientali nelle fasi del progetto
processo delle gare di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali. Soddisfatta l'assessore comunale a Ramo, Martina Maranella, è un risultato molto positivo per la città di Teramo, che ci pone all'avanguardia. In un anno particolare come quello del Covid, afferma Maranella, sapere di essere al decimo posto per la produzione di rifiuti dimostra che stiamo andando nella direzione giusta. Sul valico del Monte Salviano, nella riserva naturale, arriva l'Aula Verde Didattica, un progetto dell'amministrazione comunale che prevede l'intervento selvicolturale e la messa in sicurezza di un'area di 4.800 metri quadrati. Vediamo il servizio. Al via il progetto dell'Aula Verde Didattica nel cuore della riserva del Monte Salviano. L'aula, che comprenderà 12 banchi, 6 dei quali accessibili per i diversamente abili, una piccola arena e un mini orto botanico ai fini didattici, sorgerà in un'area di 900 metri quadri nei pressi dell'opera di Pietro Cascella sul valico del Monte Salviano. Il progetto prevede la pulizia del sentiero, che sarà dotato di una staccionata protettiva. L'aula sarà intitolata a Fra Domenico Palombi, autore della ricerca e catalogazione di 803 specie arboree del Monte Salviano. Costo complessivo dell'intervento 45.000 euro, taglio del nastro previsto con l'arrivo della primavera 2022. Oggi come oggi noi andiamo verso una transizione ecologica, una parola grossa forse dal livello nazionale e quant'altro, ma se ci rendiamo conto che abbiamo una potenzialità totalmente inespressa, oggi ancora inespressa, della riserva che abbiamo a pochissimi passi dalla città di Avezzano, che è facilmente raggiungibile anche qui da Piazza Torlone, sarebbe una cosa meravigliosa, ma meravigliosa per noi come cittadini di Avezzano, meravigliosa per i cittadini di Capistrello, di Lucro de Mars, di Scurcola Marsicana, che sono i quattro comuni che sono chiaramente conferenti al Parco della Riserva del Salviano. E se immaginiamo che Sergio Ruzzi ha avuto una idea fantastica, che sarebbe quello della progettazione, dell'ideazione del cammino della via del Salviano, chiaramente con quella che è stata poi definita la via dei Marsi, se riusciamo a unire tutte queste forze, tutte queste energie e riusciamo a concludere con una sinergia, io ritengo che potremmo andare e viaggiare veramente oltre i nostri confini, che non sono solo marsicani, ma anche verso i confini regionali e delle regioni vicino. C'è grande attesa per il primo Adriatic Innovation Forum, in programma al porto turistico di Pescara dal 17 al 19 novembre. La manifestazione è stata presentata oggi a Pescara in Camera di Commercio. Vediamo. Si terrà dal 17 al 19 novembre prossimi al porto turistico Marina di Pescara Visionaria il primo Adriatic Innovation Forum, organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara con il supporto dell'Agenzia di Sviluppo del PID Punto Impresa Digitale e con la collaborazione di InnoValley. 3 giorni di talk, oltre 50 speaker, 12 start-up, centinaia di studenti, partner tecnologici nazionali ed internazionali, ospiti che arriveranno dalla Croazia, dalla Spagna, dalla Bosnia Erzegovina e dagli Stati Uniti, presente anche un'ampia rappresentanza del sistema camerale italiano. Beh, questo è il primo forum che organizziamo per l'innovazione, la digitalizzazione, e saranno presenti ospiti nazionali e internazionali, per cui presentiamo il nostro territorio al mondo e dei giovani ricercatori che hanno interesse a crescere. Le aspettative è che speriamo che molti di questi giovani, che sono dei piccoli oggi ricercatori, abbiano successo e ne traggono interesse loro e l'intera comunità. Visionaria è un momento di sintesi di cui il nostro territorio ha bisogno, è uno strumento con il quale avremo la possibilità di capire, intercettare, costruire un tangibile ecosistema dell'innovazione. Questo è in sostanza Visionaria. L'Agenzia di Sviluppo, che è poi il braccio operativo della Camera di Commercio, attraverso la rete Enterprise Europe Network, praticamente offrirà, modellerà i propri servizi proprio per crescere nei mercati, per innovare, favorire le imprese ad innovarsi e crescere nei mercati internazionali.
Per quanto riguarda Innovalley, che è uno dei partner organizzativi, ringraziamo di questo la Camera di Commercio perché ci dà sempre grande importanza e grandi opportunità. È molto importante perché rafforza l'idea che abbiamo dell'innovazione del territorio, che sia un'innovazione larga e aperta. Noi facciamo dell'Open Innovation una missione, e un evento come Visionaria di fatto era una realizzazione concreta di quello che significa fare innovazione larga sul territorio. Il percorso del Giro d'Italia 2022 si arricchisce oggi con le tappe di montagna. La presentazione spezzatino decisa da RCS Sport per l'edizione numero 105 della Corsa Rosa arriva alla sua penultima puntata, svelando le giornate più attese, quelle in cui gli scalatori entreranno in scena. 6 frazioni con 4 arrivi in salita distribuite lungo le 3 settimane di corsa che vanno a comporre in maniera quasi definitiva, manca ancora il gran finale che sarà ufficializzato domani, il tracciato del la edizione in programma dal 6 al 29 maggio prossimi. La nona tappa vedrà protagonista la nostra regione con la frazione che parte da Isernia e arriva fino al Blockhaus, tappone appenninico di alta montagna percorso all'insù fin dai primi chilometri da Isernia a Rio Nero Sannitico. Si sfiora soltanto lo storico Macerone per poi raggiungere il primo scollinamento a Roccaraso. Fino a Guardiagrele, che viene solo sfiorata, si percorre l'unico tratto abbastanza tranquillo e prevalentemente a scendere. Inizia quindi la doppia scalata al Blockhaus, da Pretoro si raggiunge Passo Lanciano per poi scendere a Letto Manopello e, dopo aver contornato la base della Maiella, salire all'arrivo da Rocca Morice come nel 2017 con il finale con pendenze in doppia cifra lungo la serie finale di tornanti. Siamo dunque all'interno della pagina dello sport, parliamo ora di calcio, Serie C. Dopo lo stop di Cesena, il Pescara ha ripreso a lavorare per preparare il derby di sabato contro il Teramo, una gara da non sbagliare secondo il difensore biancazzurro Ingrosso, che ai nostri microfoni ha parlato del momento della squadra e dei tanti gol subiti. Vediamo. Gianmarco Ingrosso, si avvicina il derby con il Teramo dopo la sconfitta di Cesena e dopo la battuta d'arresto proprio con i biancorossi in Coppa Italia. Bisogna tornare assolutamente alla vittoria, l'imperativo è quello dei 3 punti. Sì, senza dubbio arriva una partita importante dopo averli affrontati in Coppa Italia. Ci teniamo comunque a fare innanzitutto una buona partita e raggiungere comunque il risultato che in Coppa Italia non siamo riusciti a prendere. Una partita importante anche per i tifosi, perché è un derby, ma una partita importante per ripartire, anche perché ora il calendario vi propone delle gare non irresistibili, almeno sulla carta. Se si vuole recuperare qualcosa sulle prime, bisogna provare a fare un filotto di vittorie. Sì, senza dubbio è una partita importante per la piazza e per i tifosi, che sappiamo è un derby e ci tengono particolarmente, però noi dobbiamo continuare a fare degli step in avanti, che al momento per errorini, per sfortuna, per arbitraggi non stiamo riuscendo a fare. Dobbiamo cercare di dare tutti qualcosina in più e cercare di fare il meglio possibile, fare un filotto sarebbe l'ideale. Sul banco degli imputati c'è la difesa in questo momento del campionato, secondo te cosa non è andato fino ad oggi, perché sono arrivate tutte queste reti? Sì, senza dubbio siamo una squadra che sta prendendo diversi gol, però voglio sempre ricordare che quando una squadra prende tanti gol o dei gol non è sempre colpa del reparto difensivo, si difende in 11 e si attacca in 11, così come si segna, è vero, segnano attaccanti, sono attaccanti quando sul giornale, ma c'è un lavoro dietro. Purtroppo al momento sì, siamo una squadra che vuoi per sfortuna, vuoi per Reggiana, è stata una partita assurda per episodi e arbitraggio, stiamo prendendo sì, diversi gol. Sicuramente però da questa difesa, al di là del fatto che si attacca e si difende in 11, ci si attendeva qualcosa in più, ci sono giocatori esperti, ci sei tu, c'è Drudi. Sì, la squadra è una squadra costruita per far bene, e la maggior parte dei giocatori sono giocatori di categoria anche superiore. Purtroppo è un momento dove stiamo commettendo a turno tutti gli errori, quindi non mi sembra il caso di crocifiggere un Ingrosso in questa situazione, per fare un esempio. E purtroppo sì, stiamo commettendo a turno degli errori, ci dispiace per questo. Meglio la difesa a 3 o a 4? Ma questa è una scelta che, come ho detto già altre volte, lascio all'allenatore. Noi, a prescindere da una difesa a 3 o una difesa a 4, dobbiamo cercare di metterci qualcosina in più, perché è oggettivo che qualcosa stiamo sbagliando.
E a proposito di derby, il doppio ex Marco Perrotta, ora in forza al Palermo nel girone C di Serie C, ha parlato delle sue due esperienze con le due maglie. Momenti emozionanti sia a Teramo che a Pescara per lui, che a Bari ha avuto come allenatore Gaetano Auteri. Ascoltiamolo. No, dai, ho dei bellissimi ricordi in entrambe le squadre, diciamo così. Devo molto a tutte e due le squadre perché entrambe mi hanno dato molto. Sarebbe stata una partita molto bella, diciamo, da vivere e da giocare. Ma diciamo che comunque, a differenza delle squadre, mi sono sentito, diciamo, a Teramo come una piccola famiglia, quindi mi sono trovato molto bene, anche essendo più giovane, comunque mi sono ambientato subito bene. È stato veramente molto bello perché comunque eravamo tutti ragazzi giovani e diciamo eravamo tra virgolette un po' tutti alle prime armi e non capivamo veramente quanto eravamo forti. Poi pian piano comunque il gruppo si è iniziato ad ambientare, a diventare squadra e abbiamo fatto veramente un bellissimo campionato, quindi è stato veramente molto bello, una delle emozioni più belle della mia carriera, diciamo. A Pescara sono arrivato che già comunque avevo affrontato un campionato di B, quindi ero arrivato un po' più pronto, però è stato comunque emozionante perché ritrovavo Zeman e è stato fatto anche lì un bellissimo campionato il primo anno, raccogliendo veramente pochi punti per la squadra che eravamo. Poi il secondo anno invece è stato fatto un campionato molto bello con Pillon, in cui abbiamo sfiorato la Serie A, quindi diciamo che da entrambe le parti veramente delle emozioni indimenticabili, quindi spero sarà una bellissima partita perché sinceramente non so per chi fare il tifo. Ma per quello che lo conosco io, diciamo, Bari l'anno scorso non ha mai cambiato modulo, invece vedo che quest'anno a Pescara lo sta cambiando spesso. Forse evidentemente quando i risultati non arrivano le cose si complicano, perché comunque è un allenatore molto, molto, diciamo, schematico, crede molto nelle sue idee e quando non riesce a fare al 100% è difficile che poi i risultati arrivino. Però sicuramente è un mister che ti dà una buona identità di squadra ed è molto, diciamo, con idee codificate, quindi la cosa fondamentale è riuscire a seguirlo al 100% e riuscire a fare le cose che ti chiede, perché appena non riesci a fare quelle cose lì, diciamo, vai in difficoltà. Il Teramo ha ufficializzato nel primo pomeriggio il tesseramento del portiere Perucchini, che ha firmato fino al prossimo giugno. Il giocatore sarà a disposizione già per il prossimo match, appunto il derby di Pescara. Ieri sera intanto è intervenuto nel corso della nostra trasmissione Pro Teramo Davide Ciaccia, uno dei soci di maggioranza, uno dei neosoci di maggioranza del club biancorosso. Tanti gli spunti, ascoltiamo un estratto della trasmissione. L'idea iniziale era che l'ingegnere Iachini restasse come presidente, quindi non eravamo pronti, diciamo così, nella giornata di ieri ad affrontare questo tema, e poi la scelta dell'ingegnere e anche di tutti i suoi consulenti è stata quella invece di non partecipare al consiglio di amministrazione, quindi non avere un ruolo in società. E io, come sapete, sono il presidente del Fiuggi e quindi oggi questa cosa mi devo, diciamo, dimettere da una parte per poter fare il presidente del Teramo, perché come sapete, con le criticità nate con il caso Salernitana, con la problematica del Bari e De Laurentiis, c'è una norma da aprile che comunque, anche se siamo in leghe diverse, impedisce di essere tesserati per diciamo, motivi calcistici, mentre la proprietà, tra virgolette, può essere anche plurima, nel senso che io posso essere proprietario di più società in varie leghe o addirittura nella stessa lega, ma il tesseramento può essere uno solo. Quindi da qui a qualche settimana valuteremo anche questa situazione. Tutti sanno qual è la mia stima per Manuele Padella. Questo non significa che potrà essere un giocatore del Teramo, assolutamente no, anche perché è un tesserato di un'altra società. Però lui sa che io nutro molta stima nei suoi confronti e sarebbe per me veramente un sogno riuscire a portarlo a Teramo. Chiaramente andranno verificate le sue disponibilità, le disponibilità della società a cederlo, quindi, però ecco, visto che è uscito fuori questo nome mi fa piacere rimarcarlo, perché poi insomma lui è anche il ragazzo che segnò il gol del 3-2 della semifinale e ci portò a disputare comunque
quella finale playoff. Insomma, ricordo benissimo le sue dichiarazioni a fine partita, quindi è un ragazzo che tengo veramente sempre nel cuore. Il tentativo per gennaio magari si potrà fare. No, no, questo vi do per certo che lo faremo, okay. Però ripeto, oggi dobbiamo rispettare il fatto che è un calciatore di un'altra società, certo. E quindi la società magari non ha nessuna voglia, ma lui stesso magari non... però sicuramente è un ragazzo che andremo a sondare la possibilità che lui possa magari valutare questa opportunità. Se non erro, credo che poi lui sia stabilmente ad Ascoli, quindi non è nemmeno, sarebbe anche logisticamente probabilmente un vicino, ecco. Ed ora scendiamo in Serie D. Dopo l'infortunio che ne ha limitato l'utilizzo ad inizio stagione, Thomas Prestiani punta ad essere l'uomo chiave della mediana del Castelnuovo. Anche 3 gol nelle 2 gare disputate finora in stagione tra Coppa e Campionato. Ascoltiamolo nell'intervista di Stefano Recanati. Thomas Prestiani, si chiude una settimana importante per te, piena di gioie, dopo la doppietta contro all'esordio, contro il Vasto Giardi, il gol che chiude la partita qui a Chieti, come ti stai trovando? No, mi trovo molto bene, un gruppo davvero fantastico. Ho avuto un piccolo infortunio inizio campionato, però sono felice di aver trovato questi gol sia mercoledì che domenica, quindi davvero bene. Ecco, vieni da un'esperienza importante, quella fatta a Cosenza, quest'anno hai esordito anche nella Coppa dei più grandi, titolare contro la Fiorentina. Ecco, che cosa hai portato da quell'esperienza nei tuoi compagni nuovi del Castelnuovo? Beh, sicuramente è stata una grande esperienza che ho raccontato anche a loro, mi ha fatto capire come lavorare con i grandi, come sapersi comportare, come rimanere umile, come rimanere con i piedi per terra, e questa per me è la base su cui, diciamo, sto cercando di crescere. A Castelnuovo hai trovato una squadra di grandi allora? Sì, benissimo, devo dire complimenti a tutti, mister, staff, per l'organizzazione, per come mi stanno trattando e come mi stanno facendo sentire. In chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Pallavolée, il nostro settimanale dedicato al mondo della pallavolo, curato e condotto da Sergio Zappalorto. Invece l'informazione del TG6 torna con l'edizione delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.